Abitano a Londra, Argentina, Irlanda, Repubblica Ceca e sono tantissimi anche in molti altri paesi i fanesi che vivono all'estero, come Gianfranco Vergari, 61 anni, in Brasile da 22, che si è trasferito in Sud America dopo essersi innamorato del paese quando a 20 anni fece il suo primo viaggio. Oggi è a Rio de Janeiro, è sposato, ha figli ed è socio di due industrie di macchine produttrici di ghiaccio e purificatori di acqua. Lontano dall'Italia, segue costantemente l'andamento della pandemia e le nuove norme. In Brasile, che conta oltre 213 milioni di abitanti, ieri sono stati registrati circa 24.000 nuovi contagi e 648 morti. Attualmente la situazione in Brasile è di libertà. Abbiamo il Covid. Lo abbiamo avuto e forse lo avremo, ma non ci sono restrizioni particolari. E la curva epidemiologica dicono che sia in discesa, gli esperti del settore, e io continuo a crederci, come continuo a credere che il Covid esiste, ma che diciamo che è un po' gonfiato. E questo è il mio punto di vista. Lo scorso anno siete stati in lockdown? Siamo rimasti in lockdown per 2 mesi, di seguito, ed eravamo e potevamo uscire per andare in farmacia, in ospedale o al supermercato con la maschera. Dopo questi 2 mesi, finito tutto. E c'è stata anche una protesta eclatante? La protesta eclatante è avvenuta adesso, in settembre 2021. Circa 15 milioni in tutto il paese di cittadini con la bandiera del Brasile a protestare per la libertà di scelta, per la libertà del paese e soprattutto hanno autorizzato il Presidente della Repubblica dicendogli io ti autorizzo, ossia quello che si racconta in giro per il mondo non è vero, il Presidente ha un appoggio popolare molto grande. E le uniche regole che vengono imposte, ci spiega Gianfranco, sono quelle di indossare la mascherina dove possono verificarsi assembramenti e il certificato di vaccinazione da esibire in determinati luoghi, come nei musei, ma solo in alcuni dei 27 stati della Repubblica Federale. Non esiste il Green Pass per entrare nei bar, nei ristoranti e tantomeno negli ambienti di lavoro. Ecco, la linea del governo qual è? Vaccinazione non obbligatoria e no Green Pass. Il Presidente della Repubblica, quando parla pubblicamente, dice sempre queste parole: famiglia, patria, fede. E poi dice sempre: Brasil acima de todos, Deus acima de todos. Ovvero? Il Brasile sta sopra di tutti i brasiliani, nel senso che la cosa più importante è Dio. È la nostra forza, sta sopra tutti noi. Queste sono le parole con cui lui termina qualsiasi discorso. Ecco, e voi, lei in particolare, come vede invece le restrizioni che vengono imposte qua in Italia? Boh, francamente io le vedo in una maniera molto, molto difficile per le persone che vivono lì. Io leggo i giornali, mi informo completamente, sempre. Ho una figlia che vive lì in Italia e un figlio in Portogallo, in Europa, quindi diciamo che la cosa mi stupisce nel senso negativo. Siamo arrivati ad un punto che è insostenibile, le libertà fondamentali sono completamente vessate, questo è il mio pensiero. Mi diceva che oggi ha avuto modo anche di sentire suo figlio, che cosa le ha raccontato? Mi ha raccontato una bellissima notizia, mio figlio studia e abita a Lisbona e mi ha detto che dal 1 ottobre, quindi fra pochissimi giorni, il Portogallo sarà Covid free, non esiste più il Covid in Portogallo. E non esiste nemmeno il Green Pass? Non esiste Green Pass, non esiste esibizione del certificato vaccinale, in università non è obbligatorio stare con la mascherina. Infine, la libertà quasi assoluta, la mascherina si userà solamente sui mezzi pubblici perché evidentemente c'è troppa gente, quindi potrebbe succedere qualcosa, ma mi diceva che in breve il governo eliminerà pure questa benda, questa maschera. Lei è un Novax? No, assolutamente, non sono né Novax né Provax, i miei figli sono stati vaccinati, io quando giovane sono stato vaccinato per scelta dei miei genitori,
Ho delle remore su certi componenti dei vaccini e soprattutto su vaccini sperimentali. Io non voglio essere cavia di nessuno e non, ho detto ai miei figli di non essere cavie, ma gli ho lasciato il libero arbitrio e la libera scelta.